www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. E allora si inizia domani 5 dicembre 2015 e con la vostra gestione del cineteatro qui di Mussomeli, la vostra programmazione, ecco, come si muoverà? Allora, per quanto riguarda innanzitutto il ringraziamento va all'amministrazione comunale che ci ha permesso l'apertura del cinema dopo tantissimi anni. La nostra programmazione, innanzitutto abbiamo voluto dare un segno socio-culturale iniziando proprio con la visione di Chiamatemi Francesco. Le programmazioni saranno quattro, dalle ore 16.30, 18.30, 20.30 e 22.30 a partire da domani, giorno 5 dicembre. Dopodiché ci sarà l'apertura settimanale dal giovedì alla domenica e come prossime programmazioni per il periodo natalizio abbiamo previsto il film Vacanze ai Caraibi e in esclusiva dal 1 gennaio il nuovo film di Checco Zalone. Quindi diciamo che per questo periodo natalizio che ci si vuole rilassare, divertire in famiglia, abbiamo preferito scegliere questo tipo di programmazione. C'è allora come programmazione di giorni, mi sembra di aver capito che si tratta dei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica, sì. Lasciando libero il lunedì, martedì e mercoledì. Sì, devo precisare una cosa, che per il mese di dicembre, quindi dal 15 dicembre in poi, e poi dobbiamo vedere anche la città come risponde, no, alla nuova apertura, abbiamo intenzione di dare la possibilità a tutti i cittadini, sia di Mussomeli che dei paesi limitrofi, con l'apertura giornaliera, cioè dal lunedì da martedì a domenica. Cioè nel periodo iniziale? Natalizio, sì, noi faremo da martedì a domenica. Altre sono le iniziative che stiamo elaborando con la EPOS SRL, tra cui il Cineforum, il matinee per i bambini proiettando film della Disney, feste per bimbi, quindi questa struttura verrà goduta dalla città, ripeto, e dai paesi limitrofi a 360 gradi. Successivamente, nei tempi speriamo più brevi, inizierà la stagione teatrale. Mussomeli, voi eravate venuti prima a Mussomeli a sondare, ecco, la città. Voi siete venuti qui, vi siete avventurati? No, non è un'avventura, assolutamente. Noi sappiamo che ogni paese, ogni città ha voglia, i giovani hanno voglia di cultura, di cinema, di teatro, ma non solo i giovani, anche quelli un po', diciamo, più grandi. Perché attraverso la cultura, attraverso il cinema, solo attraverso questi mezzi o anche attraverso questi mezzi si può dare un nuovo segnale, una nuova linfa al paese. E poi ripeto, la EPOS sta scommettendo su questa realtà. Speriamo di vincere. E questa struttura nuova, nuova di zecca, che vi dice? È una bella sfida. Sicuramente, perché quando siamo entrati qui non era proprio così. Noi abbiamo fatto dei piccoli, grandi lavori pur di accelerare questo percorso. Ripeto, grazie anche alla disponibilità dell'amministrazione comunale, ma le sale per esempio non erano così, le abbiamo dipinte di blu, così come i cinema moderni dicono, dall'audio. Abbiamo un po' sistemato un po' tante cose e tanti altri accorgimenti ancora ci saranno, sempre per offrire il meglio a Mussomeli e a tutti i cittadini dei paesi limitrofi. Voi siete speranzosi della vostra attività? Noi siamo certi della riuscita, perché
ogni città, ripeto, ha bisogno di questo messaggio di cultura. I ragazzi devono, i giovani, devono rimanere nella propria città a godere il film in una sala ben riscaldata, con un audio eccellente e con un video che non ha nulla a che invidiare con le grandi città. Buon lavoro! Grazie! Ricordo domani il primo spettacolo alle 16:30. Intanto si inizia oggi alle 16:30 e successivamente altri tre turni. Prima visione con il film Chiamatemi Francesco. www.castelloincantato.it. La notizia. La notizia. Corre in rete!